Giata! Patri! Presenta! Ehi! Onori ai caduti! Del sacrario, quando è proprio capitato, gli oggetti piano piano si sono trasformati in un ricordo di coloro che hanno combattuto, di quindi di chi aveva in mano magari questa bomba più che del pugnale, dove è stato appunto il teatro del primo attacco dei gas su questo fronte, dove persero la vita in totale 8.000 soldati tra italiani ed austro-ungarici, perché i gas lanciati dagli austro-ungarici e poi furono mandati. Questi sono i due modelli in realtà in dotazione, il resto erano costruzioni ovviamente artigianali e artificiali. Ovviamente hanno accompagnato la vita di questi soldati, ovviamente le gavette, le varie borracce in uso, si vede chiaramente una differenza di diversi tipi. Alle nostre spalle abbiamo una trincea, ma è un'esemplificazione di quello per rendere l'idea di quello che dovevano superare all'epoca i combattenti che erano in un'azione offensiva, mentre